Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi di che cosa vogliamo parlare? Dunque, oggi vi vorrei parlare di tre prodotti con cui io mi sono trovata veramente benissimo e stiamo parlando di terre abbronzanti. Siamo a giugno, arriva l'estate, arriva il primo sole da prendere. Ovviamente non possiamo abbronzarci subito, quindi un tocco di colore in più è quello che fa per noi. Ovviamente vi faccio vedere tre prodotti con i quali io mi sono trovata veramente molto bene. Stiamo parlando di terre abbronzanti di tutti i tipi di prezzo, di tutti i tipi di composizione e di tutte le marche. Queste tre terre mi hanno aiutato a darmi un colorito e a dare un colorito a chi truccavo regolarmente dato dal sole. Iniziamo subito con il prodotto numero 1. Come non può mancare una terra di Chanel in una borsetta di una donna? Ovviamente scherzo, ovvio che può mancare, però io vi consiglio di provare anche questo tipologia di prodotto. Stiamo parlando dell'Eau Beige, la terra poudre minerale, terra abbronzante, firmata Chanel. Si presenta in questo modo. Allora, all'interno ha il suo piccolo pennellino di seta, quindi questo è il primo prodotto. Come vedete è veramente molto comodo, ha una colorazione molto intensa e all'interno ha delle cere minerali, cera d'apim, che favorisce l'idratazione naturale della nostra pelle. E dopo aver messo questa terra avrete una carnagione molto uniforme, molto molto pigmentata e soprattutto molto idratata. Le pelli troppo grasse io la sconsiglio, perché effettivamente è veramente molto idratante. Quindi se non siete sicure e non volete rischiare l'effetto un pochino unto, lasciate perdere e andiamo su un altro prodotto che poi vi faccio vedere dopo. Quindi questo è la terra di abbronzante di Chanel e ha, oltre ad avere un profumo veramente ottimo, dura tutta la giornata, idrata la pelle, dura veramente tantissimo sulla pelle, è molto comoda perché all'interno ha il suo pennellino che potrete portare sempre in borsetta con voi e all'occorrenza ritoccare il vostro colorito. Quindi questo, il mio voto da 1 a 5 è un bel 4 e mezzo. Secondo prodotto, ecco la terra Sun Powder di Dolomia. Andiamo su un prezzo un pochino più basso. Dolomia appunto è una marca che si può trovare facilmente in farmacia e parafarmacia, in quanto è una marca analergica, è una di quelle marche che vanno per la maggiore nelle farmacie, come ad esempio Eufidra, questi marchi qua. Allora, la terra si presenta in questo modo. All'interno è un mosaico di colori, infatti è proprio l'edizione mosaico. Infatti potete vedere che oltre ai colori delle terre abbronzanti possiamo trovare dei colori un pochino più tenui, in modo da uniformare la nostra pelle. Il mio voto di questa terra ovviamente è un 4 su 5. Come persistenza durante la giornata è veramente ottima. Il secondo prodotto è la terra Sun Powder di Dolomia. Terzo ed ultimo prodotto, andiamo su una fascia un pochino diversa di prezzo, andiamo su una marca che conosciamo tutti, ovvero Pupa. Come potete vedere, la terra di Pupa è un compatto, è un duo, ovvero è nato per fare un effetto contouring ombreggiato. Allora, in realtà ci sono due modi di applicazione. La prima, andate a fare un cerchio sulla terra e poi lo applicate su tutto il viso, in modo da avere un effetto baciato dal sole con entrambi i colori. Secondo metodo, utilizzare le due tonalità di colore singolarmente. Quindi passate su tutto il viso la parte chiara per darvi un tono di colore più scuro, poi andate ad applicare sul contorno del viso la parte più scura del colore. Allora, all'interno ci sono degli ingredienti molto emollienti, ad esempio c'è, come nella terra di Chanel, la cera d'api. La persistenza è veramente ottima, quindi io con questa terra mi sono veramente trovata bene, infatti il mio voto è 5 su 5, dura veramente un'infinità di tempo. Avendo due colori si può utilizzare anche nelle diverse stagioni. Come potete notare, in inverno si ha voglia di avere un colorito molto acceso, allora si va a dare un tono di colore in più con il chiaro. Invece d'estate si può utilizzare lo scuro abbinato appunto al chiaro, come vi dicevo prima. È un prodotto molto molto valido, con un prezzo molto molto modico. Ragazzi, il video è finito, vi ho fatto vedere le mie tre terre abbronzanti di quest'anno che effettivamente vale la pena provare. Fatemi sapere voi che terra usate. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e un bacio. Let's talk about it.